Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi che sono qui di ritorno con un nuovo episodio della carriera dello Schalke 04. Abbiamo terminato il mercato invernale, secondo me abbiamo fatto un ottimo mercato e adesso ci tocca rincominciare a giocare. Adesso abbiamo la coppa contro l'Hertha Berlino in casa, non dobbiamo assolutamente fallire e poi per il resto dell'episodio ci sarà la partita big match contro il Borussia Mönchengladbach in casa e poi un'altra partita secondo me abbastanza tosta contro il Francoforte in trasferta. Quindi direi di andare subito a giocarci questa partita di coppa dove appunto dobbiamo assolutamente fare punti, fare risultato. La squadra ho messo questa qui che è più o meno quella dell'ultima partita contro l'Hannover. Ho dovuto mettere a Ogo terzino sinistro, poi scrivere un po' il centrocampo e l'attacco è quello di sempre solitamente. La casette, grande giocata, non cade e prova la conclusione quel tizio lì che forse era Maier e allontana la difesa. Maier entra in area, Maier, forse un tocco di troppo, prova il tiro Murato, sarà calcio d'angolo. Attenzione, Choupo-Moting, prova a passare, prova anche il tiro e qui sfiora il palo Choupo-Moting, gran giocata. Attenzione, una finta, lo libera, ma Farma qui, strepitoso. Allora, Martial la gioca dietro, la Lacazette, arriva il gol del francese, segna sempre, mamma che giocatore continuo, dopo un sacco di occasioni, entra Martial e risolve la partita con un assist strepitoso, guardate qui, Martial, gran giocatore, finalmente decisivo, 1-0. Finisce qui una partita dominatissima, con tante occasioni da parte nostra, devo dire la verità anche da parte loro, due occasioni, due parate strepitose di Farman. Comunque, vittoria meritata, adesso non so se ci sarà un ritorno o se era eliminazione diretta, lo scopriremo. Era eliminazione diretta perché infatti ho avuto il premio del torneo, quindi siamo passati penso in semifinale e penso che giocheremo contro il Bayern Monaco, quindi è una cosa abbastanza dura. Ci è arrivato questa notizia che Hoger forse non accetterà il contratto che gli avevamo fatto in precedenza, per cui si vedrà. Comunque sia, Bright White si è ristabilito, però io aspetterei ancora un pochino prima di farlo giocare. In ogni caso adesso abbiamo una partita difficilissima contro il Gladbach. Ritorniamo con la squadra delle grandi occasioni, cioè la squadra forse più competitiva che possiamo fare, cioè questa con Draxler che ritorna titolare e Hoger a centrocampo, quindi speriamo in una grande partita contro il Gladbach. E allora Draxler uno contro uno, prova ad andare, prova a saltare, prova il tiro! Mamma mia Lacazette, mamma mia, ma cosa fa? Ma è un fenomeno, ma questo qui è un fenomeno, segna sempre, non smette di segnare, siamo solo al settimo minuto, wow! Proprio lui, proviamo il tiro così. Sfiora il palo, grande conclusione, potevamo però fare qualcosa di più. Attenzione, Lacazette sul filo del fuorigioco, prova ad andare, davanti al portiere, Lacazette, la mina! Che imparata, attenzione, che pasticcio! Cross dentro, forse lungo, ci arriva però Kramer che la stoppa, la mette dentro, miracolo ancora di Farman. Occhio, si smarca il tiro in rete, incredibile. Penso sia stato Kruse che ce l'ha purgata facile. 1-1 su un bel momento del Gladbach, abbiamo mangiato, ci siamo mangiati un sacco di occasioni per cui ci hanno purgato, come è giusto che sia, 1-1. La gioca per Lacazette, che può andare, Lacazette, prova a incrociare, miracolo di Sommer. La vogliono vincere, allora Martial, appena entrato, può essere lui quello decisivo, Martial, palo incredibile, e poi la gioca dietro, mamma mia cos'è successo. E l'arbitro fischia la fine. Fischia alla fine dopo una partita ricca di occasioni da parte mia, davvero tante, come potete vedere da queste immagini, 6 tiri in porta sono tanti, il Gladbach ha avuto solo più o meno 2 occasioni e in una è riuscito a pareggiare, purtroppo non siamo riusciti a vincere e quindi perdiamo dei punti che ci avrebbero fatto comodo. Infatti come possiamo vedere siamo comunque terzi, 4 punti dal Borussia Dortmund e a 8 punti dal Wolfsburg, quindi sono tanti. E ora ci troviamo di fronte al Francoforte, a Francoforte, e quindi sarà una trasferta abbastanza dura, ma torna Bright White, questo significa che possiamo cambiare modulo, guardate qui 4-1-2-1-2, con gli esterni molto larghi, Boateng trequartista, speriamo che
possa rendere bene questa formazione, perché a me ispira, quindi speriamo. Cominciano già con i fallacci. Rosso diretto! Rosso diretto! Ma come cazzo fai a dare il rosso diretto per un fallo così? Riguardiamo, siamo a centrocampo, fallo da dietro, sì, ok, però, oddio, cioè, sono io che gli sono andato addosso. Comunque sia, tutto a vantaggio nostro, Flum espulso, gioca in 10 dopo pochissimi minuti il Francoforte, quindi meglio per noi. Grande giocata, Farfan, prova il tiro, parata, attenzione, il pallone è ancora lì però. Bright White, vede questo corridoio per Farfan che può entrare in area, invece la appoggia dietro per Bright White, un altro miracolo. Palla lunga per Bright White. Può tornare a segnare Bright White. Lo fa, forse, con una grande giocata. La Lacazette col tacco. Cosa prova? No. Ricaduta. Questo non ci voleva. Ricaduta per Martin Bright White, che dovrà essere sostituito. Purtroppo... No, ce l'abbiamo Martial. Allora giocherà Martial. Veramente un brutto colpo questo. Sembrava ok il giocatore, ma ha subito una ricaduta. Attenzione, attacca al Francoforte, non ci voleva. Che parata, ancora di Farman. Attenzione, non è finita. Invece sì, è finita. 1-0 Francoforte, praticamente immeritatissimo. Francoforte in 10 riesce con un sacco di fortuna, con Hasebe, il giapponese, a fare gol, incredibile. Cosa combinano? È incredibile, questo Francoforte ci incula. Non so se avete visto, ma c'è stato un clamoroso errore difensivo. Cioè, questo è del computer, perché... Cioè, non so come abbia fatto, rivediamo. Cioè, questo si ferma, cross in mezzo, il mio difensore... qui da qui non si vede molto bene. Però c'è stato un netto errore difensivo. Che non si capisce come si chiama neanche questo giocatore, incredibile. Farfan la mette dentro, Martial di testa sfiora la traversa, non ne vuole entrare una. Lacazette la mette lì e anche questa è parata, poi traversa. Guardate, non so più come provare a fare gol, è impossibile in questa partita. Dentro per Lacazette, non può sbagliare e infatti segna Lacazette, come sempre lui segna, però... Il problema è che segnano anche gli avversari, anche fortunatamente, quindi 2-1. Finisce qui, finisce una partita veramente brutta, o meglio, giocata molto bene da parte mia, il modulo funziona abbastanza, peccato che abbiamo subito quell'infortunio all'inizio della partita, altrimenti sono sicuro che non sarebbe finita così. Intanto il Wolfsburg e il Dortmund riescono a vincere, quindi scappano, mentre l'Hannover ci sorpassa. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa per... riprendere i nostri punti. Intanto, come potete vedere dal calendario, abbiamo Werder Brema, ma soprattutto nel prossimo episodio il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, quindi sarà un episodio veramente veramente scoppiettante. Troviamo due squadre, anzi forse anche tre squadre molto toste, soprattutto quella in mezzo, in trasferta a Monaco e poi in trasferta a Dortmund. Davvero un calendario molto difficile, quello delle prossime tre partite. Ragazzi, io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, 300 mi piace, uscirà un nuovo video. Purtroppo non siamo riusciti a vincere. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo episodio, se siete contenti che è ritornata la carriera e come vi aspettate e come io debba affrontare, secondo voi, le nostre tre squadre che appunto dobbiamo affrontare successivamente. Vi invito a iscrivervi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!